www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Enzo Schifano, presidente della Fratres, e Sebastiano Bellanca, vicepresidente della Fratres. E allora, presidente Enzo Schifano, nuovo presidente della Fratres, all'unanimità qui presso la sede di Piazzale Moncibello, il suo primo pensiero da presidente, cosa le viene in mente? Allora, innanzitutto emozionato per la carica che devo ricoprire, però voglioso di fare, e quindi spero che con l'aiuto dei miei collaboratori, cioè con i miei amici, non collaboratori, spero di poter fare in questi 4 anni che verranno un bel po' di cose per la Fratres. Quindi innanzitutto l'impegno con i donatori, promulgare sempre la donazione nelle scuole, assieme a Cinzia e a Calogero Misuraca, e cercheremo di arrivare pure nei luoghi dove i giovani abitualmente li possiamo trovare, e quindi andarlo a trovare direttamente, e quindi promulgare sempre la donazione, che è una cosa importante, perché abbiamo bisogno di linfa nuova, quindi di giovani nuovi che si avvicinano alla Fratres e quindi alla donazione. Questa unanimità nella sua elezione cosa le dice? Mi dice che si stanno fidando, mi conoscono e quindi si sono fidati. Spero di non deluderli nei 4 anni che vengono, e quindi spero veramente di essere il presidente di tutti i donatori, quindi della Fratres in dote. E allora, Cinzia, consigliere della Fratres, da quanto tempo sei donatrice? Io ho iniziato ad essere donatrice a 18 anni. È stata la prima cosa che ho fatto. Ho detto ai miei genitori che volevo far parte di iniziare a donare, e loro che mi hanno accordato in questa mia scelta. E oggi consigliere Fratres, sicuramente farai la tua parte? Spero di sì, spero di dare il meglio in questa associazione, comunque di fare la mia parte, soprattutto nel campo giovanile, nella mia età, comunque nelle mie fasce. Presidente Fratres, Sebastiano Bellanca, stasera anche per lei c'è la nomina all'unanimità. Fratres, per lei cosa significa? Certamente essere Fratres è un modo di vivere. Io sono già donatore attivo dal 1989, quindi da giovane età ho scelto di essere donatore con lo spirito che nasceva soprattutto dall'impegno cristiano: donare il proprio sangue per l'altro. Il proprio sangue per l'altro ci accomuna molto a Gesù Cristo. Lui ha dato il suo sangue per noi. Sono discorsi che spesso si sono sentiti, sono fatti, ma ogni donatore, penso che nel proprio intimo, questo lo matura proprio accostandosi a Gesù Cristo. Sul Golgata lui ha dato il suo sangue per la salvezza dell'umanità. A noi semplici uomini ci è dato la possibilità di essere anche noi, con il nostro sangue, di dare la vita per l'altro fratello. Fratello che certamente si rispecchia in un fratello sofferente, soprattutto, perché altrimenti non avrebbe bisogno del sangue. E questa deve essere di monito per chi magari ora ascolterà più avanti, visto la possibilità che abbiamo dei media, che bisogna sentire nel proprio intimo chi sta bene ha il dovere morale, e soprattutto cristiano, visto che viviamo in una nazione, in un paese di impronta cristiana profonda, a cui tutti ci dichiariamo molto credenti, ma soprattutto penso che tutti siamo battezzati nel nostro paese, almeno non risultano esserci persone non battezzate. E allora questo spirito per l'altro, che nel gesto che si va a concretizzare con il discorso Fratres è proprio questo: un fratello è sofferente, un fratello ha bisogno, a noi la parte per aiutarlo. Abbiamo un'infinità di esempi nelle Sacre Scritture. Abbiamo il Samaritano,
abbiamo diverse occasioni dove uno si fa per l'altro. E proprio il gruppo Frates, come poco fa constatavo, io sono stato fino ad oggi un donatore attivo, però mai mi ero avvicinato a quello che era l'istituzione Frates, quindi fare parte di un direttivo. Fare parte di un direttivo mi ha portato anche un po' ad andare a vedere gli atti costituzionali di questo gruppo, la storia di questo gruppo. E con grande, veramente, gioia e stupore ho visto che questo gruppo è nato da un consiglio pastorale. Il consiglio pastorale è proprio dove, insieme al parroco, e in prima il parroco, i suoi collaboratori sono il motore della parrocchia che portano avanti quello che è la realtà locale. Da quel famoso consiglio pastorale nacque l'idea, poi sappiamo un po' la storia della Frates con quante difficoltà iniziale, ma oggi posso dire personalmente io che nelle nostre mani è consegnato un gioiello, una perla per la nostra comunità locale. Abbiamo ricevuto questa perla nelle nostre mani. A noi la responsabilità, certo, morale, per portarla avanti. Ognuno di noi stasera è qua per prendere impegno istituzionale, ma già ognuno di noi è venuto perché ha fatto già nel proprio cuore questa scelta, perché nessuno ci ha obbligato a candidarci, nessuno ci ha obbligato quantomeno stasera essere qua. Ognuno siamo venuti certamente con la gioia nel cuore, con un minimo, mi permetta, di trepidazione, perché per quattro di noi è una novità avvicinarci a quello che è un direttivo di questo tipo, però con la certezza che ognuno di noi può e deve dare tanto per gli altri. Rivolgo ancora un'altra, no appello perché potrebbe essere una parola un pochino brutta nel contesto, però voglio stimolare la coscienza di chi, perché questo penso che sarà anche il nostro obiettivo principale, sensibilizzare quelle persone che sono in salute, che non hanno problemi e forse pensano che i problemi non esistono, quindi ad aprire l'occhio del cuore e vedere che nel fratello accanto, non lontano in Africa, qua vicino, c'è chi ha bisogno della nostra opera, quindi nel donare il sangue. Ma anche nella Frates non si dona solo sangue, c'è bisogno anche di persone che animano, rendono viva l'associazione, quindi volontari semplici, magari perché non è più in salute o perché avanti nell'età o perché non maggiorenni. Sono tanti ragazzi, sedicenni, diciassettenni, che ancora non sono nei tempi per donare, però possono fare tanto per la Frates. Quindi li invito anche ad avvicinarsi strutturalmente alla Frates, nei locali della Frates, che come penso che mi permetta di dire, come un mesetto fa il nostro Presidente della Repubblica, appena insediato a Quirinale, ha detto una cosa bellissima: questa è la casa degli italiani e oggi è ancora di più. Quindi mi permetta, oggi io vorrei dire proprio questo: questa è la casa dei donatori e oggi ancora di più. Ogni donatore che ne fa parte, ma chiunque ne abbia voglia di avvicinarsi, di dare un minimo di contributo, che non è questione di contributo di soldi, contributo di tempo, metterlo a disposizione per gli altri. Il nostro vescovo qualche anno fa ha fatto una bella lettera pastorale, che come fa del resto ogni anno, con una lettera pastorale inizia l'anno diciamo religioso per la nostra diocesi. C'è stata una lettera pastorale bellissima, il tuo tempo per i poveri, e quella lettera non parlava dei poveri a livello economico, perché forse oggi economicamente, diciamo, anche se siamo in un tempo di crisi, alla gente non sta mancando il sostegno tante volte economico, manca il sostegno morale, manca essere, ma soprattutto scoprire quella che è il donarsi, il donare il proprio tempo, perché può essere facile magari donare 10 euro, 5 euro e poi non essere capaci di perdere mezz'ora, un'ora per chi ha di bisogno. Può darsi, ecco, non usando la parola volgare, vado a perdere un'ora per la Frates. Non è così, quell'ora non è persa, quella sarà un'ora moltiplicata, un'ora di gioia,
un'ora che ci verrà ricompensata dall'alto. Tant'è vero che per noi che doniamo, sappiamo, c'è una cosa favolosa: doniamo il nostro sangue e non sapremo mai chi ne farà uso. Il nostro sangue va a finire nella banca del sangue, chissà qual altro, chissà quale fratello ne godrà o avrà avuto bisogno. A noi non ci deve dire grazie nessuno. Il nostro grazie sicuramente, certamente nel nostro cuore è maturo, il nostro grazie viene dal Signore. Quindi io anche mi rivolgo a tutti i componenti del gruppo, appunto, di vedere questo impegno che questa sera abbiamo preso per 4 anni. Questo impegno l'abbiamo preso con il Signore, infatti non abbiamo messo nessuna firma per impegnarci a questo tipo di impegno. Ci siamo messi disponibili, abbiamo dato la nostra disponibilità, che poi tra virgolette il tempo non ci appartiene, il tempo ce lo dona il Signore. Quindi questo deve maturare soprattutto nel consiglio, perché deve avere questa certezza che chiamati oggi a una missione. Mi facevo riferimento poco fa a una lettera pastorale del Vescovo, il tempo per i poveri. Quest'anno la lettera pastorale del Vescovo è del profeta Giona, già da diverso tempo. Lui stesso ci ha fatto dono di venire a Mussomele a spezzare questa parola. Giona fuggiva dalla volontà di Dio, fuggiva dal piano di Dio che aveva creato per lui. Alla fine ha fatto la volontà di Dio, lo ha portato a Ninive ad annunziare. A noi oggi ci ha portati alla Frates in piazzale Mongibello per portare avanti la Frates, ma la Frates nel modo più spirituale possibile, non tanto giuridicamente o praticamente con le semplici schemi da seguire o occuparci solo esclusivamente l'obiettivo di raggiungere il numero delle donazioni. Deve maturare soprattutto nei componenti principalmente, ma in chiunque ne faccia parte, questo spirito fraterno, spirito di amore. E quando avremmo fatto queste semplici cose, abbiamo realizzato il cristianesimo nella nostra vita. Quindi dobbiamo dire stasera a tutti grazie. E mi permetta di dire un'altra cosa che il mio parroco spesso mi dice nelle sue omelie: gioite, ringraziate il Signore quando va ninna. Il Signore ci ha ninnato, mi permetta di usare il vocabolo siciliano. Ci ha chiamati, ci ha chiesto di impegnarci, e a noi dobbiamo essere nella gioia, perché oggi siamo strumenti nelle sue mani, strumenti che possono essere per gli altri. A noi non è dato fare cose straordinarie, la nostra vita deve essere nella semplicità, nella quotidianità, ma con dei valori certi e forti da trasmettere agli altri. Cosa che non potremmo mai fare né con un statuto o con dei bei discorsi. Per trasmettere c'è solo un modo: l'esempio, il fare. Poche parole e molti fatti. Questo sarà il testamento. Mi permetta ancora di dire: dicevo che ci siamo impegnati per 4 anni, come quando Gesù diede, quando con la parabola dei talenti, diede ad ognuno i propri talenti, e poi il padrone tornò dopo un tempo e ad ognuno ha chiesto di cosa era stato di quei talenti. Ad ognuno poi c'è chi investì, c'è chi... ce ne fu uno che ebbe paura e lo sotterrò. Quindi quel servo non mise a frutto quello che aveva ricevuto. Quindi io invito tutti i componenti del direttivo, li chiamo pure fratelli, perché di questo oggi siamo chiamati a far sì che fra 4 anni non sappiamo che abbiamo, come stasera, un incontro con Gesù. Ci verrà a chiedere: questi 4 anni hai fatto qualcosa per il tuo fratello? Hai moltiplicato le tue opere? Ad ognuno verrà chiesto questo, e spero che tutte e 7 potremmo avere le mani piene di doni
e di tanto impegno, certamente poi ci sarà anche, e questo non possiamo non mettere, la soddisfazione umana, ma questa è secondaria, a noi non dovrà importare la soddisfazione umana, a noi dovrà importare che abbiamo fatto bene un impegno preso, certo, davanti alla collettività di Mussomeli, davanti al popolo di Mussomeli, soprattutto davanti ai donatori che ci hanno votato e che ne fanno parte attiva. Questo è un impegno morale, giuridico, ma dobbiamo avere quella sensazione di aver fatto bene e con grande gioia, senza remore di esserci tirati indietro in qualche impegno o aver potuto fare di più e non averlo fatto e poi avere i rimpianti, no, arrivare soddisfatti, quello che era possibile io l'ho fatto. Noi non sappiamo dove il Signore ci porterà, che frutti, che quello che succederà, non lo sappiamo. A noi viene chiesto l'impegno, poi i frutti, i progetti, le realizzazioni, tutto sarà grazia di Dio, tutto sarà nelle sue mani, perché lo sappiamo per certezza, o anche questo deve maturare se ancora non è certo, che noi ci possiamo sforzare, ma se non ci mettiamo alla presenza di Dio, sarà Lui poi a guidare i nostri passi, sarà Lui a realizzare quella determinata cosa, non sappiamo dove ci porterà e non saremo qua a rimpiangere le cipolle d'Egitto per quello che è potuto essere il passato o meno. Ognuno vive il suo tempo. Noi stiamo vivendo questo tempo, a noi la responsabilità di lasciare quelli che verranno dopo di noi. Io vivo con gioia il pensare nel vedere un po' la storia di quella che è stata la Fratres, vedere persone semplicissime, ma ad un'umanità grandissima. Io vedo che qua alle mie spalle c'è pure il ritratto del signor Peppe Sorci, del professor Manguso, che sono le massime istituzioni che parlando di loro già si accende l'idea Fratres, ma certamente una lode, un plauso va a tutti coloro che si sono impegnati negli anni. Noi possiamo dire oggi di aver ricevuto, come dicevo poco fa, un gioiello ben formato, ben strutturato, ma dietro a tutto questo sappiamo benissimo ognuno di noi che c'è la storia di tanti uomini che si sono impegnati, qualcuno, e mi consenta stasera di pensarlo, che non è più poi tra noi, Salvino Mengoia, di cui ero intimo amico, mi scusi. In questa intimità di amicizia certamente questa sera mi ritrovo dopo diversi anni ad essere in una sede dove lui ha operato, ha dato il suo contributo nelle difficoltà che la Fratres anche ha dovuto affrontare negli anni, e stasera concludo, perché magari già sto parlando troppo, posso dire sono nella gioia perché noi oggi abbiamo una struttura bella. Non struttura, quando dico struttura non intendo la struttura qua di caseggiato, perché questa è grazie anche al comune che ce l'ha data, ma come struttura intendo la struttura Fratres, già di donatori formati e di tanti donatori disponibili, quindi un bel gruppo attivo. Questo ci sprona a fare sempre di più e sempre meglio. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.